Presidente, pronti per questa prima edizione? Perché la D'Amello Ski non è solo inverno, non è solo grandi sciate sulle vostre magnifiche nevi, ma è anche estate, e quindi estate significa bicicletta, mountain bike, bici da strada. Sì, diciamo che è passato qualche anno da quando abbiamo iniziato a ragionare su quelli che sono i nostri bike park. Sono nati come due distinti, uno a Ponte di Legno Temù e uno al Passo del Tonale. E poi, come naturale evoluzione di quello che è stato il comprensorio sciistico che si è unito nel tempo, così si sono uniti quest'anno anche i due bike park. Quindi sarà per loro, per chi lo farà, un'esperienza grandiosa, perché dal Tonale riescono ad andare a Temù e poi tornare indietro, tornare su fino al Passo del Tonale. Inoltre stiamo puntando molto sull'estate. L'anno scorso ci eravamo trovati perché avevamo inaugurato il nuovo bar su in cima al ghiacciaio al Presena. E quest'anno invece quindi era una cosa fatta un po' più per il trekking, per vedere quelle che sono le nostre la nostra natura anche d'estate. Quest'anno ci stiamo spostati e concentrati molto di più per promuovere la bici, quindi abbiamo questi tre giorni che sarà downhill, come dicevamo. Poi avete visto i nostri tre invitati speciali che vi porteranno sul Gavia, sul Mortirolo, quindi quelle che sono dei gioielli che abbiamo qui, quello che sono insomma le peculiarità che abbiamo solo noi qui a Ponte di Legno Tonale. E infine abbiamo questi percorsi di mountain bike che dire, lì si gode la natura al 100%. Tu prima hai detto si può andare al Tonale, scendere sino a Temù e risalire, usando cosa? Gli impianti di risalita. Certo, tutto usando gli impianti di risalita. La macchina, quando si arriva qui, si può parcheggiare e comodamente andare in giro solamente in bici, spostandosi anche naturalmente, mettendole sulla cabinovia, salendo, scendendo, facendo un po' insomma in libertà con la bicicletta.